chi inizia? Grazie, gentilmente. Mister, credo che sia doveroso chiedere, insomma, questa prima partita ufficiale a San Nicola, come l'approccio, come si sente, che cosa vuoi? Ma siamo contenti di poter disputare la prima partita nel nostro stadio. E siamo contenti di poterlo fare contro una squadra forte di quella zona come il Parma. Sicuramente è subito un test impegnativo e faremo di tutto per farci trovare pronti. Ma lei in particolare? Qualche emozione, qualche cosa? Ma io le emozioni le provo sempre perché mi piace tantissimo fare quello che faccio, mi è piaciuto tantissimo fare quello che ho fatto. E sono sempre stato accompagnato da tante emozioni, le ho anche adesso. Ovviamente so che fanno parte del ruolo, però devo essere bravo, come dobbiamo tutti essere bravi a saperle trasformare in energia positiva e provare a disputare una gara importante, mettendo in pratica quello che stiamo provando a fare e cercando di riuscire a ottenere il massimo da questa sfida. Domande? Sì, la gara contro il Parma, insomma, un avversario dato da molti tra le principali corazzate della prossima Serie B. Insomma, il Bari come ci arriva fisicamente, soprattutto quali potrebbero essere gli uomini in chiave? Mi riferisco anche al modulo, alla formazione, insomma, se ci sono già idee chiare, se poi ci faccio qualcosa. Ma le idee sono chiare, siamo un gruppo di ragazzi che sta lavorando insieme già da più di 20 giorni, sono contentissimo di come stiamo lavorando, so che abbiamo ancora ampissimi margini di miglioramento e vogliamo continuare a crescere. Arriva questa gara molto impegnativa, come ha detto lei, contro una squadra di blasone, contro una squadra che ha grandi qualità, insomma, che ha voglia di continuare ad essere protagonista. Fatto molto bene l'anno scorso, faccio i complimenti all'allenatore che conosco di persona, perché è difficile, molto difficile vincere quando si è la sorpresa, ma è altrettanto difficile riuscire a farlo quando si danno le cose per scontato. Quindi sono stati molto bravi a fare un percorso bello l'anno scorso, sono una squadra che ha voglia di continuare a crescere, lo stanno dimostrando. Però insomma davanti troveranno una squadra che ha tanta voglia di provare a fare bene e che ha, come ho detto prima, ampi margini di miglioramento. Sappiamo che è una partita da dentro e fuori, la giochiamo in casa, da dentro e fuori, la giochiamo in casa e proveremo a fare di tutto per passare questo turno. Mister, una domanda sui due giocatori. Prima è Bielsa, l'abbiamo visto schierato per ora veramente l'estate sempre. Lei lo vede in quel ruolo esclusivamente oppure lo vedremo anche un pochino più avanti? E poi volevo chiedere di te, io ci aspettiamo di vederlo terzino destro, considerando anche la squadra di Cassani? Ma ancora non ho completamente deciso tutta la formazione, ho quasi tutti i ragazzi a disposizione, a parte Masi che è infortunato e Antonio Floro Flores che sta facendo un lavoro per riuscire ad essere pronto per il campionato e Mattia Cassani che è squalificato per questa gara, quindi le risorse le abbiamo per poter essere pronti e presenti a fare una gara di livello, sapendo che, come ho detto prima, abbiamo dei margini di miglioramento grandi, ma le fondamenta su cui stiamo costruendo questo nostro miglioramento mi piacerebbe vederle, che sono quelle di una squadra solida, unita e che con grande spirito di sacrificio ha voglia di provare ad ottenere il massimo da una partita difficile. Supienza a prescindere dalla partita in generale. Ma Franco, ribadisco, dopo averlo vissuto tutto questa prima parte di campionato, ribadisco che ha delle qualità enormi a livello umano e a livello tecnico per la categoria. Sicuramente viene da un infortunio che gli ha pregiudicato il finale del campionato scorso, ha tantissima voglia di lavorare, ha lavorato tanto, ha lavorato bene e sono certo che ci darà una grande mano quest'anno, indipendentemente dal ruolo che avrà, perché quando uno è bravo a giocare a calcio non è importante in che ruolo gioca. Il mister Marino sta utilizzando prevalentemente come mezzano, dietro l'attaccante esterno. Ecco, non temi che ci possa essere qualche
lo sto utilizzando da mezzala, però io vi ho ripetuto spesso che non è determinante il ruolo iniziale, è determinante come i ragazzi riescono a girare insieme e a sfruttare al massimo tutte le proprie caratteristiche. Mi piace mettere tutti i giocatori nelle condizioni per potersi esprimere al meglio, senza mettere in difficoltà nessuno, e quindi sarà fatto lo stesso per tutti quanti. Allora, scusami, due cose. La prima, questa, se non sbaglio, è la prima gara da professionista, da allenatore professionista, se non sbaglio. Non credo che sbaglio. Ci sei più emozionato ora o quando hai iniziato hai fatto il giorno in Serie A? Ma la risposta l'ho data poco fa. Io quando faccio qualcosa la faccio mettendo dentro tutto quello che ho, e in questo che metto dentro ci sono tante emozioni e tante sensazioni positive. Sento sempre dentro di me la voglia di voler provare a fare il massimo in ogni cosa. Mi ha accompagnato sempre questa sensazione e mi continuerà a accompagnare. È un'esperienza bella, è un'esperienza difficile, un'esperienza grande, però sono contento di come stiamo costruendo quello che mi piace costruire, sono contento di come stiamo andando avanti, e so che ci saranno delle difficoltà, e so che ce ne saranno anche domani, mi piacerà vedere la squadra capace di superare queste difficoltà e con grande spirito di sacrificio e con grande unità di intenti. Senti, quanto ti dà fastidio che ci sia Dezzi? No, Dezzi è un ragazzo che ha qualità, ha fatto una scelta professionale che tutti quanti rispettiamo, sicuramente forse le modalità di questa scelta hanno lasciato un po' perplessi la società nostra, però io gli faccio un grande in bocca al lupo perché è un ragazzo che ha qualità ed è giusto che abbia deciso di fare quello che ha reputato la cosa migliore. Ministro, ci tenevo a salutare anche un attimino Maniero e Gomizzi, perché comunque lasciano valido dopo diversi anni, alcuni di loro, anzi, hanno scritto pagine abbastanza importanti della loro storia. L'ho già fatto privatamente, lo farò pubblicamente, ho avuto poco modo di relazionarmi con loro, però gli ho fatto i complimenti per le modalità con cui hanno affrontato questa loro situazione e gli ho fatto un grande in bocca al lupo per la loro carriera, perché se lo meritano. Domanda un po' generica forse, però siamo all'inizio, dobbiamo un po' conoscerci. Il mondo del calcio, devo sapere, è strapieno di frasi fatte, banalità, eccetera, non è che finora abbia parlato moltissimo. Vorrei sapere, una questione di timidezza personale è in fase di rodaggio o una certa pressione nei confronti di momenti, delle banalità, di tante cose che si vedono spesso nel calcio? È una curiosità personale, perché insomma, chiaramente noi ne risponderò dopo personalmente, allora, se è una cosa personale, ma rispondo a tutte le domande con grande sincerità e ovviamente ognuno ha il suo carattere e le sue modalità di risposta, e le mie forse hanno dato questa sensazione, però credo di essere sempre sincero in ogni cosa che faccio. Mister, per domani sarà per lei più importante il risultato fino alla qualificazione o constatare che i ragazzi cominciamo a sfidare sui giocatori? Il risultato sarà sempre importante perché determina gli umori e l'andamento di una stagione, però sono straconvinto che i risultati si debbano costruire, si costruiscono insieme, ma si costruiscono soprattutto superando le difficoltà. Sappiamo che le incontreremo e abbiamo tanta voglia di costruirci provando a superare tutte le difficoltà che incontriamo davanti. Adesso a tutti credo piaccia avere la squadra finale, diciamo, il più presto possibile. Io mi piace lavorare sul campo, mi piace allenare il gruppo che ho a disposizione, è un gruppo di ragazzi che sta mettendo tutto quello che ha per provare a fare bene, per crescere. Ovviamente
ci sarà a chi compete il fatto di migliorare questa squadra, di fare le scelte più opportune per riuscire ad essere ancora più forti di come siamo. Però io per il momento penso solo alla gara di domani, poi da domani penseremo a quello che verrà. Un'ultima domanda, chi vuole fare? Sì, non so se mi sbaglio, ma l'Italia avrebbe dovuto affrontare una squadra di capolavoro, invece come le squadre di una Cremonese c'è differenza, cioè affrontano tutte squadre sì, che l'anno scorso sono state di capolavoro, ma anche quest'anno sono state promosse, quindi affronteranno il campionato di Serie B, quindi in anticipo del campionato di Serie B. Cioè l'idea è che appunto ci sia questa anomalia all'interno del regolamento della Coppa Italia e comunque questo il primo approccio con una squadra che praticamente dà la possibilità di giocare un anticipo di Serie B, potrebbe fare capire molte altre cose in più. Ma non conosco bene quali siano le modalità del sorteggio. Sicuramente per noi è stato un turno impegnativo perché affrontiamo una squadra che sì è una neopromossa ma che ha tutte le caratteristiche diverse da quelle che può avere una neopromossa, però per noi è una grande opportunità, è un'opportunità per vedere quello che stiamo facendo, per capire quello che dovremo fare, sapendo che avremo ancora tanto tanto da fare, però confrontandoci subito con un livello molto alto che ci metterà davanti quelle che sono le situazioni in cui stiamo facendo bene e quelle che sono le situazioni in cui dobbiamo velocemente migliorare. Michele De Feo di Speranza, sì, sicuramente si aspetta una buona prova da parte di tutta la squadra, ma c'è un reparto dal quale si attende maggiori progressi, se c'è qualche giocatore che secondo lei può essere risolutivo? Ma raramente parlo di singoli e questa non mi sembra. Di reparti almeno si può parlare. Di reparti anche, ne sono solo tre di solito, quindi la cosa fondamentale per me, ma non è che non ne parlo per fare un dispetto, non ne parlo perché per me è determinante come si riesce a muovere la squadra insieme. E quindi un singolo da solo, per quanto forte che sia, difficilmente riesce a spostare gli equilibri di una gara. Una squadra insieme sicuramente riesce a fare molto meglio. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci, a domani. Crepi il lupo.